Il bilancio di 2 anni di lavoro del Dipartimento di Servizi Sociali e la programmazione degli interventi futuri. Questi i temi della convention aziendale che si è svolta al San Donato di Arezzo, un confronto che ha riguardato oltre 200 tra assistenti sociali, amministrativi, direttori di dipartimento, di zona distretto, delle società della salute e operatori delle varie professioni dell'azienda. Un'occasione estremamente importante perché il team base a cui deve far riferimento ciascun cittadino è fatto dal suo medico di medicina generale, dall'infermiere e dall'assistente sociale. Non è assolutamente possibile pensare di affrontare i problemi cronici, quindi di cronicità e di fragilità di un cittadino, senza vedere sia gli aspetti sanitari, cioè le patologie da cui è affetto, sia gli aspetti di tipo sociale o sociosanitario. Per cui le reti cliniche prevedono anche una valutazione multidimensionale sia degli aspetti sociali e sociosanitari e la formulazione da parte del team di un piano assistenziale individuale. Ogni cittadino deve avere la risposta appropriata alla sua particolare situazione e deve avere un team personalizzato che lo prende in cura e lo porta avanti cercando di prevenire l'insorgenza di patologie piuttosto che curarle o di situazioni, diciamo, di disagio sociale piuttosto che affrontarle quando si sono già realizzate. Le aree di intervento del Dipartimento dei Servizi Sociali spaziano in ambiti fondamentali della comunità come la tutela dei minori, il sostegno ai disabili e alle loro famiglie, il sostegno alle persone non autosufficienti, il servizio civile, le commissioni multidisciplinari di vigilanza e controllo, il sostegno alle donne e ai bambini vittime di violenza. In questo momento le situazioni che emergono come più delicate riguardano sia le situazioni di povertà che si verificano anche in famiglie che fino a questo momento fino a qualche anno fa riuscivano tranquillamente ad affrontare il quotidiano, ma che oggi per la mancanza di lavoro, per la cassa integrazione di figli e familiari riescono con difficoltà a arrivare alla fine del mese. Ma ci sono anche situazioni difficili che riguardano la tutela dei minori e, insomma, sono recenti anche fatti di cronaca in cui la necessità di intervenire in maniera strutturata, in maniera integrata a tutelare il minore e il disagio che si realizza in alcune famiglie multiproblematiche, ecco, questi sono temi su cui i servizi sociali sia dei comuni che dell'azienda insieme lavorano per cercare di rispondere al meglio ai bisogni.